Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Mapter, alla ricerca dello stile con il designer della materia. Architetti, interior designer, appassionati e gente comune, seguitemi in questa avventura. Materie d'arte per architettura e arredamento, andiamo a scoprire lo stile del giorno. Art Nouveau, credenze, poltroncine e comò, cornici e specchi, paralumi e colori a contrasto, stampe anni 50 e 60, complementi da arredo contemporanei che abbracciano morbide linee retro, un'estetica in perfetto equilibrio tra passato e presente. Lo stile eclettico è un mélange che gioca con i contrasti, per chi ama osare con gusto. Il significato di eclettico rimanda a qualcosa che sfugge alla linearità. Allo stesso modo, un arredamento in stile eclettico unisce l'estroso all'eccentrico, facendo del mix il suo motto, adatto a chi ama visitare i mercatini delle pulci e mixare con gusto esuberanti riccioli barocchi con dettagli moderni. Questo stile ci permette di combinare divani vintage, color cuoio, linee dai tratti moderni per una casa ricca di carattere e personalità. Lavorare con i contrasti è la parola d'ordine dello stile eclettico. Dobbiamo puntare a un'armonia tra passato e presente per ricreare effetti senza tempo. È bene però prestare attenzione alla scelta e al posizionamento dei complementi d'arredo. Lo stile eclettico richiede sensibilità e intuito e senza le dovute accortezze è facile suscitare incoerenza e confusione nello spazio. Nell'architettura della prima metà dell'Ottocento si impone inizialmente la tendenza neoclassica già presente a fine del Settecento, ma in concomitanza con il diffondersi della sensibilità romantica e del conseguente interesse per lo storicismo, ben presto si manifestano tendenze architettoniche che propongono il recupero di stili di epoche precedenti, in particolare il Medioevo, che viene identificata come la culla delle identità nazionali. Esse sono caratterizzate dal prefisso neo, come neogotico, neoclassico, oppure dal termine revivalismo. Oggi vi presento uno dei materiali più utilizzati nella storia, il metallo. In perfetto stile eclettico, il metallo antico rappresenta una soluzione ottimale. Il metallo è un conduttore di calore e di elettricità ed è capace di riflettere la luce. In base alle proprietà chimiche, i metalli sono in grado di dare origine a ossidi basici. Combinati insieme ossidazione, acidatura e ruggine danno vita a un meraviglioso mélange di colori e di effetti artistici. Questi moduli di fondo e decorativi possono arricchire il vostro arredamento. Avete uno spazio in casa che non vi piace? Una stanza senza carattere? Un ingresso buio? Vi consiglio di ravvivare questi luoghi con i moduli di metallo antico. Possiamo alternare fondo e decoro a nostro piacere, creando un movimento unico e personalizzato. L'imperativo è scegliere il colore adatto al nostro arredamento. Questi moduli dallo stile retro creano atmosfere uniche e raffinate. Li possiamo utilizzare come superfici di un tavolo o semplicemente come un quadro decorativo. DJ, producer e Facebook star, con la sua musica, i suoi abiti e i suoi video è riuscito a raccontare lo stile eclettico. Abbiamo qui con noi Bestford Coni. Francesco, ciao. Ciao, ciao a tutti. Bestford. Ciao. Allora Bestford, innanzitutto, perché hai deciso di utilizzare il tuo stile eclettico per raccontare quello che è il tuo mondo e la tua vita attraverso i tuoi video? Per me è sempre stato un punto di riferimento la moda, da quando ho cominciato a lavorare dal negozio di abbigliamento, da lì poi il negozio di abbigliamento sono passato alla musica, quindi mi sono trovato in un ambiente sempre in continua evoluzione e di conseguenza in un ambiente come questo bisogna sempre stare all'avanguardia cercando un attimino di cogliere determinati aspetti. Siamo ai tempi di internet, quindi come fosse un tweet, dici in 140 caratteri come definiresti lo stile eclettico? Ogni stile debba essere, come dire, diverso, quindi già il fatto che una persona sia eclettica deve in qualche modo rappresentare se stesso, quindi visto che siamo 7 miliardi di persone in questo mondo, a rappresentare se stessi è già un essere eclettici.
Allora, avrete notato sicuramente che uno degli accessori che più sono in mostra è l'orecchino. Allora, devo chiederti il perché di questo orecchino. Onestamente non ricordo il momento esatto quando ho deciso di portare l'orecchino, che tra l'altro lo porto solo in determinati contesti perché dopo mi stanca e già il fatto che mi possa stancare dopo un po' perde. A proposito di accessori e vestiti, cos'è che non deve proprio mai mancare? Le mutande comode. La verità. Quindi una mutanda comoda, quella è indispensabile per sentirsi a proprio agio, perché sembra una cavolata, ma io penso che sia molto importante, e un braccialetto particolare piuttosto che un orecchino particolare, piuttosto che una collana particolare. Quello è il segreto. Sì. E ti ringraziamo perché ci hai aperto questo mondo dello stile eclettico anche dal punto di vista di chi lo vive tutti i giorni. Ok, grazie. Grazie, è stato un piacere. Grazie, ciao. Ciao. Oggi per il tutorial piccoli oggetti vi presento un complemento d'arredo in stile eclettico. Ecco a voi lo specchio con la cornice ad effetto ruggine. Vediamo come ho trasformato una normale cornice in una cornice recuperata dal Titanic. Ma prima dobbiamo andare in laboratorio. Siamo pronti, andiamo! Benvenuti nel mio laboratorio. Per trasformare la cornice ci occorrono pennelli, carta di un giornale, guanti in lattice, cementite, sospensione di rame, sospensione di ematite, patina anticante. Prendiamo lo specchio, mettiamo i guanti da lavoro. Delicatamente andiamo ad alzare le graffette che lo fermano. Stiamo molto attenti a non spaccare lo specchio perché sappiamo tutti cosa comporta. Ecco, abbiamo la cornice. Prendiamo un comune girello per vasi, appoggiamo la cornice, in questo modo sarà molto facile lavorare. Utilizziamo tutte le vernici all'acqua e incominciamo a stendere la base. Abbiamo aspettato 12 ore e la cornice si è asciugata. Utilizziamo due pennelli per non contaminare le due materie. Incomincio con le matite e la dobbiamo stendere a caso, lasciando delle zone vuote. In questo modo otterremo un aspetto più anticato. Adesso stendiamo la sospensione di rame e andiamo a coprire le zone rimaste libere. E in parte andiamo in sovrapposizione. Dobbiamo colorare tutta la cornice senza lasciare nessun spazio vuoto, anche dentro i riccioli. La cornice è di un colore unico, al momento non possiamo notare la differenza tra le due materie. Adesso che le due materie si sono asciugate, possiamo passare la patina anticante. Abbiamo finito e adesso dobbiamo aspettare che la patina anticante reagisca. Sono passate le 12 ore e la nostra cornice è completamente asciutta. Come possiamo notare, abbiamo delle zone color ruggine e delle zone ad effetto rame. Ci manca solo di rimontare lo specchio e possiamo appenderla in casa. Al prossimo tutorial! La principale caratteristica dello stile eclettico consiste nella sua rottura rispetto all'ambiente in cui viene inserita, e ciò possiamo trovare a Modena nell'Oca Chimera. L'opera è stata realizzata nel 2006 da Carlo Cremaschi, che ha lavorato ben 16 tonnellate di acciaio per portarla a termine. È stata definita chimera in quanto rappresenta l'utopia del Novecento, capace di unire due concetti opposti, da un lato la pesantezza dell'industria, dall'altro la leggerezza della velocità. Anche la sinagoga di Modena riesce a raccontare quello stile eclettico che abbiamo visto presso l'Oca Chimera. Le raffigurazioni bibliche e i colori sembrano uscire dalle pareti in perfetto stile eclettico. Questa struttura di fine 800 riesce ad unire diversi stili come il neoclassico,
il neogotico e l'esotico. Grazie per la vostra attenzione. Vi aspettiamo alla prossima puntata. E non perdetevi lo stile orientale. Qui sotto trovate i nostri contatti. Vi lasciamo con l'omaggio alla città che ci ospita. Ecco voi il contatore storico del Duomo di Modena. E grazie Francesco. Grazie Orazio. Arrivederci. Arrivederci. I nostri contatti. Vi lasciamo col contatore. Ciak. Ce la faccio. Dai. Dove sto? Lì. La vostra attenzione. Grazie per la vostra attenzione. In un ambiente. No, sbagliato. Ok. Si impone in. Va bene? Oh, c'è una zanzara. Questa va tutta! Follower! Allora, tu dici così. Se vi è piaciuto il video, ciao, ciao Francesco. Ciao. Stai? Portaci sua. Cos'hai fatto? Dai, su. Ma stai già registrando? E certo. Tutto, vi ho registrato tutto. Pronti? Regia. Sì.